Sebastian Stan ha ammesso di non essersi riuscito a scrollare di dosso la sua interpretazione di Trump mentre girava Thunderbolts. Ciao Screen Weekers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. Sebastian Stan ha parlato della difficoltà che ha incontrato nel distaccarsi dal ruolo di Donald Trump mentre girava Thunderbolts. Gli spettatori dell'MCU conoscono Stan principalmente come Bucky Barnes, un ruolo che interpreta dal 2011, ma dal 2011 il suo curriculum si è ampliato anche fuori dal mondo Marvel, con ruoli in film acclamati come Tonya, The Martian, La truffa dei Logan, Fresh, Dumb Money e nella serie TV Pam e Tommy. Sebbene Stan non sia ancora stato nominato per un Oscar, ma questo potrebbe cambiare con il suo ultimo ruolo nei panni di Trump in The Apprentice. Diretto da Lia Bassi, The Apprentice racconta la carriera imprenditoriale di Trump a New York e il suo rapporto con l'avvocato Roy Cohn durante gli anni 70 e 80. Interpretare Trump è una sfida per qualsiasi attore, immagino, sia a causa della controversia politica che lo circonda, sia perché è difficile rappresentarlo senza cadere in una parodia. In un'intervista con GQ, Stan ha affermato che è stato difficile lasciarsi alle spalle Trump dopo aver girato The Apprentice e che ha notato il personaggio emergere anche mentre riprendeva il ruolo di Bucky in Thunderbolts. Stan ha detto: "Ho ricominciato a lavorare per Marvel subito dopo The Apprentice e mentre giravamo alcune scene facevo una cosa o due e pensavo: cavolo, Trump è ancora dentro di me." Non tutti gli attori utilizzano una recitazione immersiva per ruoli difficili, ma Stan ha deciso di immergersi completamente nel personaggio di Trump. Secondo GQ, l'attore ha trascorso le sue ore di veglia con registrazioni del giovane Trump nelle orecchie tutto il tempo. Ogni parte della sua vita quotidiana praticamente era influenzata da Trump, al punto che Stan ha detto di non essergli riuscito a sfuggire nemmeno nei sogni. "Ho dormito con lui, tra l'altro, finisce per prendere il controllo della tua vita", ha detto l'attore. The Apprentice attualmente detiene un punteggio della critica di oltre il 70% su Rotten Tomatoes, quindi sembra che l'impegno di Stan in realtà abbia dato i suoi frutti. Molti attori utilizzano il metodo immersivo per calarsi nei personaggi come Jared Leto e Daniel Day-Lewis, ma a volte si potrebbe andare un po' troppo oltre. I commenti di Stan suggeriscono che sarà difficile per lui liberarsi di questa interpretazione e sarà interessante vedere come o se questa performance si rifletta nel suo solitamente riservato ruolo di Bucky. The Apprentice è arrivato ieri nelle sale italiane, quindi l'interpretazione di Stan nei panni di Trump è disponibile ben prima dell'uscita di Thunderbolts, che invece dovrebbe arrivare tra la fine di aprile e i primi di maggio. Sarà difficile ignorarlo se alcuni dei suoi modi di fare si faranno strada nella sua interpretazione di Bucky. È evidente ad esempio che da quando Austin Butler ha interpretato Elvis, molti hanno notato come la voce di Elvis sia un po' rimasta con lui, e Stan potrebbe avere un accento alla Trump nei suoi prossimi ruoli? Nota per me: ricordarsi di vedere Thunderbolts doppiato. Il pubblico è già abituato a come suona in un certo senso Bucky e come si comporta, quindi sarà facile notare eventuali cambiamenti. Tuttavia Stan è un attore talentuoso, quindi probabilmente alla fine sarà riuscito a liberarsi di Trump mentre girava Thunderbolts, vero? Vero. Interpretare Bucky potrebbe essere stato ciò di cui aveva bisogno per superare la sua intensa performance nei panni del controverso uomo d'affari. Ma voi che cosa ne pensate? Vedrete The Apprentice? Preferite aspettare Thunderbolts per rivedere Sebastian Stan? O non vi perderete nessuno dei due? Fatecelo come sempre sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi sui social e sui canali di Screen Week se ancora non l'avete fatto. E per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!